tutti. Ringrazio l'amministrazione per questa iniziativa che ha sicuramente una grande valenza e lo dimostra l'ampiezza delle presenze. Quando a Palazzo La Marmora, qui accanto, abbiamo cominciato a svolgere attività pubblica, era il 1989 e abbiamo aperto il palazzo per delle visite guidate e da allora non abbiamo mai smesso. Allora in questo palazzo dove noi siamo, Palazzo Ferrero, abitavano ancora delle famiglie, era un edificio che aveva necessità di cura e Palazzo Gromolosa c'era ancora il bivio. E quindi posso tranquillamente dire che abbiamo cominciato per primi lo sforzo di portare iniziativa e proposta culturale per la rivitalizzazione del piazzo come gruppo di persone che hanno lavorato a Palazzo La Marmora. E quindi una percezione di grande positività cogliere oggi questi segni che io ritengo ottimistici e vedo forze indirizzate verso una dimensione costruttiva che sono state espresse dagli oratori, che buona parte degli oratori che mi hanno preceduto. In particolare mi sembra importante sottolineare la dimensione della forma del bando che ci propone la Regione, questo fatto che Torino è esclusa e che la proposta viene fatta formalmente e necessariamente solo ai 7 capoluoghi, è il segno di una consapevolezza strategica dei legislatori che ha una visione globale. L'obiettivo che dobbiamo tenere davanti non deve riguardare Biella, noi dobbiamo pensare al fatto che Piemonte deve entrare come player globale sul mercato del turismo e quindi deve nascere un'interazione tra Torino, che è già lanciata grazie a tutto quello che sappiamo, le Olimpiadi del 2006, il grande traino della locomotiva della Venaria, il razzo del Museo Egizio, e invece le città sono rimaste indietro. Io ho lavorato per alcuni anni come coordinatore degli osservatori del paesaggio del Piemonte, frequentando Asti, Alessandria, Cuneo, e ho sempre constatato una forte identità delle identità provinciali e una scarsa identità piemontese. Quando io sono toscano, a Firenze non mettiamo i pisani contro i senesi, ma comunque la forza della Toscana c'è nell'identità delle persone e nell'identità del turismo. Invece in Piemonte prevale ancora Torino e poi alcuni prodotti, il tartufo o il tessile. Questa proposta di mettere in marcia le 7 capoluoghi di provincia vuol dire contribuire a rafforzare a livello globale l'identità del Piemonte ed è un gioco di squadra che dobbiamo fare. Io poi nel progetto che è stato scritto dall'architetto Cecca e dagli altri che lo hanno steso, riconosco dei temi che sono stati elaborati nel biellese negli ultimi anni e che sono diventati coinè, quindi non è che ne rivendico la paternità, ma riconosco che ci sono delle materie e degli argomenti che abbiamo elaborato insieme negli ultimi 30 anni e che, da essere periferici e condivisi da una minoranza, sono oggi oggetto di progettazione. Questa idea che Biella è divisa non solo nella storica rapporto tra il piano e il piazzo che è consolidato dall'iconografia, ma che la nostra consapevolezza di uomini del terzo millennio ci fa percepire una fortissima identità della fiume, cioè di quell'area. Se andiamo a vedere gli affreschi antichi, il fiume è solo il fiume, cioè al limite un piccolo edificio che probabilmente rappresentava le filande dove oggi c'è la Fondazione Sella, ma dal 700 in poi lì nasce il lavoro. Il lavoro, Andrea, non c'è, non è che non c'è, il lavoro c'è in questo
progetto, perché quando si parla di turismo di impresa, l'impresa è una macchina completa che include l'imprenditore, la fabbrica e soprattutto la manodopera. Io quando entro alla Fondazione Pistoletto, perdonatemi, non vedo per prima cosa le opere di Michelangelo, sento il rumore delle fabbriche, sento il sudore degli operai, sento i lamenti di chi soffre per le cattive condizioni di lavoro. Il lavoro c'è in questo progetto, e quando si vanno a costruire reti di musei di impresa bisogna vendere il prodotto, facciamo del buon marketing, ma bisogna far emergere questa identità. E quindi questa idea che di una città che si dispone su tre identità, su tre livelli, è estremamente importante, perché questi livelli corrispondono anche a fasi diverse storiche. La rivoluzione industriale sul fiume, l'Ottocento e la sua identità così al centro, invece il nostro borgo è in qualche modo fortemente medievale e rinascimentale, e queste tre differenze possono essere giocate in termini di comunicazione per rendere particolare e attrattivo il nostro territorio. Certo, il lavoro da fare è immenso. Io credo che probabilmente alcune delle cose che Daniele Gamba ha detto sono vere, io non sono così preciso e puntuale che magari mi sfuggono delle cose, però io voglio vedere gli elementi costruttivi, e credo che c'è un grande potenziale sul quale dobbiamo lavorare, e quindi ringrazio e sono a disposizione. Preferirei d'ora in poi partecipare a dei gruppi di lavoro finalizzati e per argomenti, perché credo che abbiamo poco tempo e dobbiamo massimizzare gli sforzi. Grazie.